tutti, in questi giorni ho fatto un po' di shopping creativo e adesso appunto vi voglio mostrare quello che ho preso. Ho preso queste pietre qui con questi disegni molto particolari, mi piacciono tantissimo. Sono queste gocce, eccole qui, e appunto ho preso questo filo che mi è costato anche abbastanza, direi 6 euro, sono appunto pietre vere. Poi ho preso queste farfalle in ceramica, che appunto volevo abbinare a queste pietre, così magari. Poi vedo magari cosa inventarmi se metto qualche altra pietra. E li trovo molto carine. Ne ho prese di questo verde, visto che col verde non uso quasi niente. Queste basi in resina, sì, sono fucsia, però dalla fotocamera non rende abbastanza il colore. E di questi sinceramente non so se farci lo stampo. Poi ho preso questi che sono tipo il corallo, mi piacciono tantissimo. Questi li ho presi anche rossi e blu, se non sbaglio, sì. E li ho presi anche di questo colore, bellissimo. Anche se dalla fotocamera si vede un po' più scuro, però è un azzurro molto più chiaro. Poi ho preso queste pietre qui, credo siano in ceramica, sì, con queste scritte particolari tipo giapponesi, credo. Cinesi, non lo so, però mi piacevano molto e quindi vedrò cosa inventarmi. E ho preso questo filo bello grande. Questi sono gli acquisti creativi che ho fatto in questi giorni. Poi, man mano che ne farò altri, li aggiungerò a questo video, appunto, per non fare un video corto. Un momento, io vi saluto e ci vediamo dopo. Ciao ciao! Rieccopi con nuovi acquisti creativi. Allora, ho preso il fimo perché voglio riprendere a creare col fimo. E questo è il numero 43. Dovrebbe essere il color carne, credo, sì, perché c'erano due tonalità, però non ricordavo qual era e ho preso questo, quindi spero che vada bene. Poi ho preso questo colore bellissimo, che dovrebbe essere, sì, il menta, il numero 39. Se non sbaglio, questa è una nuova tonalità e mi piace davvero molto. Anche se forse lo schiarirò un po' col bianco, non lo so, vedo poi cosa inventarmi. Poi ho preso, visto che sta andando moltissimo di moda Frida, ne ho presi un bel po', quindi ho preso questa qui base in legno, poi questo modello qui, adesso non si vede perché c'è la scritta, vediamo se riesco, ok, questo modello qui e questo modello qui. E di questi appunto ci farò degli orecchini. Poi ho preso questi cagnolini dolcissimi in acciaio, sono questi due, appunto sono due charms, e di questi ci farò gli orecchini. Avevo intenzione di farci lo stampo, però mi sembra troppo sottile, quindi non penso che vada bene per la resina. Ho preso queste due matriosche, giratevi, girati, eccola qui, di questi ci farò anche gli orecchini. E poi ho preso 1 metro di catenella color oro. Questa con la maglia sottile, bella, particolare, mi piace come intrecciata. Eccola qui. E poi ho preso questa a pallini argentata, anche se la preferivo un po' più sottile, ma purtroppo non c'era. Rieccomi con altri acquisti. Allora, ho preso queste due confezioni di questi cuori resina che sono per una commissione. Questi sono molto particolari, viola. Poi ho preso sempre per delle commissioni questa bustina gigantesca con tutti questi altri cuori in sempre resina bianchi. Poi ho preso rossi e verde. E poi ho preso anche, mi si è attaccato, ok, questi anellini argentati, questi qui un po' più grandi. E poi infine ho preso questa Yankee Candle che ha un odore buonissimo, non potete capire. Mamma mia, che buono! E niente, questi sono tutti i miei acquisti che ho fatto in questi giorni. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!